adesso hanno bisogno di una replica all'indirizzo di Roma. Sapete quanti incontri ho fatto a Bruxelles per le ragioni dell'Abruzzo? 133 incontri in 133 tavoli. Sono stato 454 volte tra Palazzo Chigi e il MIT. Ho tutto numerato qui, il curriculum della mia attività. Una domanda, prego. Se come vede la candidatura di Alfonso per queste elezioni? Beh sì, io sono in conflitto di interessi, essendo il suo vice, vedo come un valore aggiunto. Un valore aggiunto perché Luciano mette in queste competizioni elettorali non solo il peso delle cose che ha fatto e della sua storia, ma mette un entusiasmo, una capacità di comunicazione che è veramente rara. Quindi io credo che la sua presenza ci può dare un di più in una battaglia che certamente però è molto molto difficile. Ultima domanda, allora, secondo voci di corridoio di questa mattina, a quanto pare, come abbiamo visto con Abruzzo Web, Renzi vorrebbe far dimettere i parlamentari che pretenderanno la posizione da ministro, viceministro, sottosegretario. Secondo lei è una voce fondata oppure non c'è ancora niente di ufficiale, non verrà attuata questa cosa? A me sembra una cosa proprio totalmente fuori dal mondo che adesso si stia discutendo di far dimettere i ministri di un governo che ancora non ci abbiamo. Io tendo a occuparmi dei problemi che vedo di fronte a me, dei problemi ipotetici non ho proprio tempo di occuparmi. Ma io quello che so è che Renzi ha chiesto le migliori candidature. Questo elemento non mi risulta, non lo conosco, ma appena dopo il 5 di marzo ragioneremo. Io do molto valore a quello che dice Renzi perché fino ad oggi mi ha aiutato a fare gli interessi della regione e do molto valore e significato. Giusto l'ultimo. Allora, cosa risponde, perché a questa cosa aveva già risposto Alessandrini e non lei, cosa risponde a coloro che pensano che l'assunzione alla tua in questo momento siano delle solite mance elettorali? Ma penso che sia un modo di intendere la cosa pubblica ricorrente, nostalgico, senza nessuna originalità. Lì c'era da fare quelle assunzioni e abbiamo ritenuto di dare luogo ad un bando di concorso che addirittura scade l'8 di aprile, per cui c'è una falcata temporale molto ampia per favorire quello che si chiama il favor participationis. C'era bisogno di quelle figure, prima di attivare il bando abbiamo ricostituito una sanezza organizzativa e adesso abbiamo dato la bella notizia che tu assumerai.